Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal percorso che ci racconta un po' tutte le esperienze di vita di Padre Pio, tutti i suoi momenti più importanti, il suo epistolario, i suoi racconti, i racconti dei suoi confratelli, per raccontarvi l'incontro di Padre Pio con i coniugi Terzaghi. La moglie di Carlo Terzaghi, Clara, era fervente religiosa, veniva sempre qui a San Giovanni Rotondo, ma lui, un industriale, diceva sempre che non aveva tempo e tra l'altro si dichiarava ateo. Non voleva capire un po' di tutto quello che riguardava la Chiesa, anche se lui era una persona buona, onesta, altruista, ma lui non credeva in Dio. Ecco, era ateo. Un bel giorno scese a San Giovanni Rotondo la moglie, invitando anche Carlo, e lui accettò. L'accompagnò con l'auto, si fermarono proprio dinanzi alla chiesetta. Lui non scese dall'auto, aspettò nell'auto. La moglie salì, incontrò Padre Pio, poi si rimise in auto e andarono in albergo. Il giorno dopo, dato che la moglie continuava a parlare di questo frate che aveva le piaghe sulle mani, c'era tanta gente, una celebrazione eucaristica straordinaria, ma vieni Carlo, vieni anche tu. Lui ci pensò e accompagnò la moglie in convento. Si misero in un punto dove Padre Pio passava e nel momento in cui Padre Pio passò, all'improvviso Carlo si avvicina a Padre Pio e dice: Padre, io sono qui, ma non credo in Dio. Ci fu un po' di silenzio tra gli astanti. Padre Pio si girò: tu non credi in Dio, ma lui crede in te. Al che lui rimase un po' così, fermo, rigido, e Padre Pio continuò insieme a Padre Eusebio Notte il suo percorso per arrivare poi nella sua cella. L'indomani, con grande meraviglia della moglie, Carlo volle tornare di nuovo in convento. Si misero nello stesso punto, Padre Pio di nuovo quando passava, sempre accompagnato da Padre Eusebio, che ci racconta questo episodio e allo stesso tempo ha ascoltato le parole di Padre Pio. Carlo chiede a Padre Pio: ma padre, se io non credo in Dio, l'avrò sicuramente deluso. E Padre Pio lo guarda sorridendo: altro che delusione. Tu fai del bene e poi vedrai che la fede arriverà. Dio ti benedica, figlio mio. E proseguì. E cosa accadde? Accadde che Carlo non andò via da San Giovanni Rotondo, rimase qualche altro giorno qui con la moglie. Cominciò il suo periodo di conversione attraverso la direzione spirituale di Padre Pio, perché lui divenne un suo figlio spirituale.